E qui si conservavano i cibi per lungo tempo, in che modo più semplice. Allora, già fa freddo che si vede, ma poi dentro le cellette che vedete. Siamo nella chiesa della Madonna dell'Alno perché? Perché è apparsa a un contadino nel 1480 su un alno o pioppo bianco. Chi sei? Direi che come voi, anch'io sono una pellegrina. Chi è il pellegrino? Colui che entra nelle mura di una città per cercare qualcosa. Tu cosa cerchi? Da dove vieni? La curiosità è un dono prezioso, che i bimbi hanno e che gli adulti, ahimè, dimenticano. Vago tra cielo e terra e ogni tanto mi piace tornare da queste parti. Perché? È un paese divertente e interessante, dove passato e presente si fondono, in un legame indissolubile, dove l'arte e le tradizioni si respirano nell'aria, dove la musica spunta all'improvviso e dietro le porte, nelle case, si cucinano piatti unici e prelibati. I visitatori, inoltre, sono accolti come ospiti sacri e preziosi e i bambini possono vedere molto. Chi arriva può esprimere un desiderio, e chi va via può lasciare qualcosa di sé. Uno scritto, una frase, un pensiero, una parte della propria storia. In un certo senso cerco e raccolgo i desideri dei pellegrini per far diventare la storia di uno la storia di tutti. Tutti uniti come se si fosse una squadra? Sì, brava, una squadra formata da elementi diversi, ma perfettamente integrati tra loro. Come fai a fare una squadra con la storia dei pellegrini? Ogni storia è un filo e man mano li tesso insieme. Collego i fili dei pellegrini con i fili di quelli che vivono qui e così la storia cresce. Quindi quel lenzuolo l'hai fatto tu con i desideri e le storie dei pellegrini? Come ti chiami? Maria. Anch'io mi chiamo Maria. Sono nata in Italia ma abbiamo una pelle diversa. Il colore della pelle è solo una questione di luce. Pensa ai negativi delle fotografie o agli effetti del controluce. Ci troviamo dentro il torrione, all'interno di questa costruzione dell'ultimo Medioevo, infatti è del 1400 questa costruzione. Come potete notare è stata costruita con pietra. Cosa fai? Ricamo. Il ricamo, tesoro, appartiene dai tempi antichissimi alla mia famiglia. Ma ci vuole un'eternità per fare un punto. È vero, ma è un atto d'amore che viene fatto per le persone care e per rendere bella le nostre case e le nostre cose. Ecco, qui c'è linea! Sto collegandomi attraverso Skype con un mio amico, vive negli Stati Uniti. Davvero? Allora io potrei vedere il mio figlio che sta in Canada e parlare con lui. Sì, certo, se vuoi ti aiuto io. Mio figlio. Cosa stai leggendo? Sto leggendo L'isola del giorno prima. Qual è la trama? Nave abbandonata, un'isola sconosciuta e mari lontani. Abbiamo di fronte monumento nazionale, chiesa di San Salvatore del XIII secolo. Ciao, cosa fai? Trasformo gli oggetti usati in lampade. Come ti è venuta l'idea? Per non sprecare ciò che può avere un'utilità. E poi questo è l'anno internazionale della luce. Questa è una chitarra classica, io la so suonare. Oh, che bello, una chitarra! Mi ricorda tantissimo la Beat Generation, la libertà dei giovani, della musica, dello stare insieme. Libertà come quella di andare dappertutto? Libertà come quella dei pellegrini? Come correre per il paese senza meta? Libertà è come ascoltare la musica tutti insieme, in nome della pace, dell'uguaglianza. Tutti insieme, come una scuola dell'amore. Fai? Scolpisco la pietra e lavoro il ferro. Cosa rappresenta? Già, che cosa rappresenta? Un gioco che mi ha tramandato mio nonno. Ce l'ho appena tutta sola. Eccola la mia pecora smarrita. Beh, pecora bella, dai! Ma come fa una pecora a girare tutta sola? Ma come hai fatto a perdere la tua pecora? Si è allontanata mentre governavo il gregge. Devi stare più attento, signor pastore. Ora chi sta badando al gregge? I cani badano alle mie pecore quando non sono nel recinto. Come fa un cane a governare le pecore? Sono cani pastori addestrati da sempre a questo compito. Quanti cani hai? Ho 3 cani per 40 pecore. Quindi le pecore, i cani e i pastori formano insieme una specie di squadra. Sì, ciascuno ha il suo ruolo importante. Tu hai rischiato allontanandoti dal gregge per cercare la tua pecora. Sì, è importante sapere ciò che si ha e ciò che si può perdere. A volte capita che cerchi una cosa e ne trovi anche un'altra. Per esempio? Per esempio oggi, cercando la mia pecora, ho trovato voi. Ho capito, lo so. È la storia di uno che si mischia con la storia di tutti. A cosa ti servono le pecore? Le pecore servono a fare il latte, il formaggio, la ricotta. Buon formaggio, ho fame. Bambini, avete fame? Sì! Grazie signor Sindaco per tutta la gioia, l'amore che ci avete dato. E qui ci siamo sentiti abbracciati. I nostri bimbi hanno bisogno proprio di questo, di serenità, di amore, di affetto. Ho visto la gioia sui loro volti e questa qui resterà una giornata indimenticabile per loro e uno dei più bei ricordi della loro vita. Sindaco, abbiamo un dono per lei. Sindaco, questo è il nostro libro. Grazie, sono commosso. E adesso potete esprimere un altro desiderio. Abbiamo conosciuto la storia di Canzano, il formaggio, lo storione, le chiese, il ricamo, le signore. Ora vorremmo conoscere un po' della vostra musica. Ragazzi, oggi hanno esaudito la maggior parte dei nostri desideri. Perché non lasciamo qualcosa di nostro anche a lei? Io ho un'idea! Sì, io so dov'è!